Questo è il secondo video relativo agli acquisti fatti in Thailandia. Nel primo video, che vi lascio qua sotto nell'info box, vi ho mostrato gli acquisti per quanto riguarda il mondo beauty, il cibo e qualche souvenir, qualche insomma oggettino carino da poter regalare che noi insomma abbiamo portato come appunto souvenir da regalare ad amici e parenti. In questo video invece parleremo di abbigliamento. Vi mostro quello che ho acquistato io per quanto riguarda l'abbigliamento e non vi mostro ciò che ha acquistato Nicola perché non ho idea di dove li abbia messi, nel senso che ha preso tantissime cose, ha acquistato veramente delle belle cose, quindi c'è veramente da sbizzarrirsi anche per quanto riguarda l'uomo, per lo shopping abbigliamento. Ha comprato delle cose veramente molto carine a pochissimo, prezzi ancora più bassi rispetto a quelli che si trovano per la donna. Magliettine, canottierine, pantaloncini, veramente tante cose carine che se vi interessa magari scrivetemelo sotto nei commenti, magari trovo il modo insomma di raccattarli e farvi anche un video relativo a quello. Era mia intenzione, ma poi siccome è passato un po' di tempo, li ho utilizzati, qualcosa giù da lavare, qualcosa da stirare, qualcosa c'era in giro, una cosa c'era a destra, una cosa c'era a sinistra. Ho detto, se sto lì a raccattare tutto, non finiamo più, visto che anch'io ho miliardi di cose ancora da mettere via. Infatti, come sempre, vi dico di non guardare intorno a me perché c'è un casino della Madonna. Ho detto, per il momento facciamo i miei e poi vedremo. Allora, tiro fuori un po' a caso dal sacchetto delle meraviglie, e vi mostro un po' quello che ho acquistato. Allora, da dove partire? Una cosa che in realtà non è abbigliamento, ma che è un piccolo accessorio, è una pietra. Allora, siamo andati quando eravamo a Chiang Mai a fare un giro. In realtà non ci interessava molto, ma siccome questo tizio, diciamo, con l'auto che ci ha portato a fare il tour, lì funziona che praticamente quando vai a fare dei tour ti fanno pagare poco, ma ti portano nei posti commerciali per farti spendere. E loro hanno, diciamo, delle sorte di accordi con queste realtà del posto, e se il tassista, il tuttocaro, quello che è, porta dei turisti in questo posto, riceve dei ticket, dei buoni benzina praticamente. Quindi, dopo averci portato a vedere le cose che ci interessavano a noi, ci ha portato praticamente in questi posti che a noi poco importavano, ma che insomma sono tipici, non so, tipo dove si lavora la seta e accanto al laboratorio c'era il negozio. Qua invece si lavoravano le pietre, c'era un grandissimo negozio proprio di gioielli, oro, argento, pietre preziose, ovviamente costavano un fottio. Non abbiamo voluto comprare niente anche perché non, prima non ci interessava, secondo non ce lo potevamo permettere, ma giusto come ricordo, mi sono voluta comprare un portafortuna ed è una pietra di giada. Ora ve la mostro. Qui ho praticamente, diciamo, una sorta di garanzia, chiamiamola così, dove c'è scritto Jade Good Luck Stone. Quindi qua c'è scritto che cos'è. E praticamente la pietra è questa. Eccola qui, è ancora dentro qua. Ovviamente non ha il, come si dice, ancora il ciondolino, la catenina, c'è solo il ciondolo con l'argento e quindi poi sarà da mettere al collo. Molto carina, porta fortuna e nulla. Insomma, mi piaceva, l'ho pagata tipo sui 7 euro, una cosa del genere, che per una pietra ci può stare, ecco, un piccolo portafortuna. Poi, da invece il nostro amatissimo Chuck to Chuck, sono partiti insomma gli acquisti, un po' di acquisti. Là si contratta tutto, quindi la cosa più intelligente da fare è non solo acquistare più di un pezzo nella stessa, diciamo, bancarella, chiamiamola così. Alla fine sono, diciamo che Chuck to Chuck è una sorta di grande mercato all'aperto dove ci sono vie immense con tantissime bancarelle, tantissimi stand, talmente grande che addirittura le vie hanno dei numeri per potersi orientare. È molto difficile muoversi all'interno di questo mercato.
È molto difficile trovare una cosa che magari hai visto in una bancarella, non l'acquisti subito e ritrovarla poi. Quindi il mio consiglio è non acquistate sì alla prima bancarella perché rischiereste che magari più avanti ne trovate una con le stesse cose a meno, perché bene o male alcune bancarelle, molte bancarelle sono simili, quindi hanno le stesse identiche cose. Quindi il mio consiglio è fate magari un girettino, guardate 1, 2, 3 bancarelle. Se vedete che bene o male in queste 3 bancarelle ci sono queste cose, vi siete fatta un'idea del prezzo, quella dopo se riuscite a contrattare prendete, perché ritornare alla prima è praticamente impossibile. Io ce l'ho fatta solo una volta a ritrovare una bancarella dove avevo visto un vestitino che non avevo preso subito. Ma perché era diciamo in una via principale, ormai avevamo fatto tipo 2 volte, 3, 4 volte avanti e indietro, e quindi sono riuscita a ritrovarla. Ma era una via grande, principale e nella parte all'aperto. Nella parte invece non al chiuso, perché non è al chiuso, però al coperto, ci sono talmente tante viettine che si intersecano tra loro che trovare quello che cercavate diventa impossibile. Per cui insomma, bisogna fare un po' attenzione. Una volta che diciamo avete individuato la cosa che vi serve, sarebbe l'ideale prendere più cose possibile nella stessa bancarella in modo da poter abbassare il più possibile i prezzi. Perché se vedete una cosa, chiedete il prezzo, sarà praticamente impossibile contrattare per un solo pezzo di una stessa medesima cosa piuttosto che di più cose diverse. A loro interessa ovviamente che voi acquistiate da loro il più possibile, quindi se riuscite a prendere 1, 2, 3, 4 pezzi nella stessa bancarella è più probabile che vi abbassino il prezzo. Contrattate sempre, quasi tutti, con quasi tutti si può contrattare. Io ripeto solo una bancarella, che è quella lì che poi sono dovuta ritornare indietro perché aveva dei pezzi unici ed è per quello probabilmente che non contrattava. Lì non ce l'ho fatta, quindi non sono riuscita a contrattare. Più che io, Nicola, perché era lui alla fine che riusciva a contrattare bene, io non tanto, non c'ho questa dote, lui da buon venditore riesce anche a contrattare. Però insomma tentateci perché quasi tutti appunto riescono ad abbassare un pochettino i prezzi. Vi ripeto, noi, ve lo dicevo nello scorso video, abbiamo contrattato anche in farmacia, per cui si può contrattare, si deve contrattare. Alcune volte, se vedete che effettivamente non avete visto quello stesso prodotto in un'altra bancarella, è meno probabile che si possa contrattare perché sanno anche loro che magari hanno dei pezzi unici e quindi non abbassano i prezzi. Però provate. Allora, partiamo subito da questa bellissima borsa che mi è piaciuta tantissimo. Allora, ha la tracolla, ma in realtà a me piaceva proprio anche come pochette. Con questa fantasia così tutta colorata con i pompon, a me piace un sacco. L'avevo vista anche, dove l'avevo vista? Chiang Mai, se non sbaglio. Forse fatta leggermente diversa, però lo stile era questo. A Chiang Mai, ovviamente, non abbiamo potuto acquistare. No, noi eravamo a Chiang Mai, ma da Hanang, quindi al sud, verso Krabi. Non avevamo appunto potuto acquistare perché avevamo ancora degli spostamenti in aereo da fare. Ciaclu Ciaclu ho detto no, assolutamente io la voglio. Sono riuscita a contrattare, adesso non ricordo precisamente la borsa singola quanto costava, perché la stessa bancarella abbiamo comprato altre cose. Il prezzo di partenza, se non sbaglio, era sui 250 baht. Calcolate che 380, 380 baht sono 10 euro, quindi 2,50 quanto sono? 7 euro? Una roba del genere più o meno, adesso non sono bravissima in matematica, comunque poco, ecco, per comunque la borsetta che è. C'era diversi colori, io ho scelto questa, ma veramente erano tutte bellissime. Mi piace molto ed è questa qua. Alla stessa bancarella ho acquistato i miei amati kimoni. Ho fatto una testa così a Nicola da quando siamo partiti perché li ho visti a Bangkok la seconda sera e volevo acquistarli. Mi fa: no, aspetta, aspetta, aspetta. Tutta la vacanza gli ho fatto una testa così perché gli ho detto: se non li ritrovo, se non li ritrovo, guai a te. Un po' come con l'olio di cocco e l'aloe, più o meno, stava finendo uguale. Invece, alla fine, la stessa bancarella di questa borsa, ho
ho trovato anche i miei amati kimoni. Sono un po' un amante dei kimoni, ne ho acquistati non solo per risparmiare, poter contrattare, ma anche perché comunque li avrei voluti entrambi. Due appunto kimoni, uno nero e uno bianco, anzi bianco e nero. Sono un po' stropicciati perché li ho già indossati, ce li avevo in giro e quindi non sono più piegati per bene come erano nella loro busta. Ve ne indosso uno, anzi tutti e due, per farvi vedere. Lasciate perdere come sono vestita, che sono vestita da casa. Il trucco ovviamente è quello di stamattina alle 8 e adesso sono le 7 e mezza di sera, quindi non sarà perfettissimo, poi vabbè magari ve ne parlo, ma non c'entra niente con come sono vestita perché ovviamente il trucco è caldo e sono vestita di grigio, però insomma, dettagli, dovevamo muoverci a fare questo video, per cui non è che sono stata lì a guardare molto a come ero truccata. E vi faccio vedere come è fatto. Mi è fatto così, ha il nastrino. Allora, in realtà si può anche chiudere perché ha un nastrino qua che volendo si fa così e si chiude proprio, ma così sa molto di vestaglia. Idem con i due nastrini, se si chiude così. A me piace proprio, portato. C'è il mio amore di fuori che lava, che sta bagnando. Però c'è proprio portato così, aperto. La fantasia è molto bella. Sul bianco risalta molto. A me piace. Non so voi, ma mi piace molto. E l'altro è uguale, però nero. C'era di tantissimi colori. C'era azzurro, c'era però un vestito, c'era blu, c'era sul verde, c'era sul rosso. Mi piaceva molto anche blu, però era più impegnativo, nel senso che era proprio blu ciano, e era un po' più impegnativo come colore. Invece questi qua, bianco e nero, secondo me sono più facili poi da abbinare. Questo è il nero, bellissimo anche il nero, bello, a me piace un sacco, non so voi. A me piace, sono lunghe, arriva praticamente sotto il ginocchio. Uno dei due stavo quasi pensando di tagliarlo un pochettino più corto. Adesso vedo, devo ragionarci. Non ho ancora deciso da farsi, però siccome sono molto lunghi, magari uno dei due lo taglio. Iniziamo a... Madonna, c'ho un casino di roba in giro da mettere via. Poi... la famosa bancarella dove non sono riuscita a contrattare è per un vestitino che non mi piace tantissimo il modello del vestito, ma mi piaceva tantissimo la fantasia. Mi ha proprio colpito, mi piaceva molto, mi è rimasta impressa, ho fatto diversi giri, ma mi veniva in mente quel vestito e volevo quel vestito. In realtà io lo volevo lungo, costicchiava e il signorino sapeva che probabilmente era solo lui ad avere quel tipo di prodotto in questo mercato, per cui non c'è stato verso di abbassare i prezzi. Lui aveva fondamentalmente diversi modelli di abiti, corti, lunghi, tutine, con diverse fantasie. Una stessa fantasia, si vede che loro avevano il lotto di stoffa, diciamo, però con una stessa fantasia, uno stesso tipo di stoffa, potevate trovare diversi modelli di vestiti. Quindi io con questa fantasia che mi piaceva tanto ho visto diversi modelli. Ne ho provati alcuni, ma non mi stavano molto bene, anche perché poi provare lì è difficile, nel senso che a volte c'è uno specchietto così stretto stretto e in mezzo alla gente senza camerini ti devi provare le cose e capire se stanno bene o male. A volte lo specchio non c'è neanche, quindi ti devi arrangiare. Io a volte facevo la foto, no? Mi facevo aiutare da Nicola, dicevo fammi la foto che almeno vedo come mi sta. Le cose comunque non costano tanto, quindi diciamo che anche se non vi stanno alla perfezione sapete quello che avete speso. Non sapevo bene quale modello scegliere, alla fine ho scelto quello che magari non è il modello più bello,
ma quello che mi poteva stare un pochettino meglio rispetto agli altri. Io, a me piaceva quello lungo, quindi proprio un vestito lungo era, ma era quello che costava un pochettino di più. Veniva più o meno sulle 19 euro, prezzo nostro. Mi è sembrato un pochettino eccessivo, nel senso non volevo acquistarlo perché mi sembrava un po' come magari trovare un vestitino così a quel prezzo anche da noi, dai cinesi. Quindi andare fino in Thailandia per spendere 20 euro per un vestito, ho detto ma anche no, magari posso comprare altro. E quindi sono stata su quello più corto perché comunque mi piaceva proprio tanto la fantasia, quindi volevo quella fantasia e quindi mi sono concessa il vestitino un pochettino più corto. Niente, insomma, non si è riusciti a contrattare, però pace, la bancarella l'ho ritrovata, nonostante appunto avessi fatto un giro, sono riuscita a ribeccarlo. E quindi una volta capitata lì davanti ho detto no, vabbè, destino, lo devo prendere e quindi l'ho acquistato. Mi è stato consegnato all'interno di questo bel sacchettino che ha la stessa fantasia del vestito. Quindi la fantasia in questione è questa qui con tutte le piume colorate. A me piace tantissimo. A Nicola, per esempio, diceva ma ci sono tante altre fantasie, a lui non piaceva. A me le altre sembravano fantasie da vecchia, non mi piacevano e questa invece mi aveva proprio colpito. E quindi ho deciso di acquistare questo bel vestitino. Eccolo qua. Semplicissimo, fatto così, aperto davanti. In realtà non era aperto, nel senso che qua era cucito, l'ho fatto scucire a mia mamma, perché veniva molto accollato, era praticamente chiuso così e non mi piaceva tantissimo come era fatto così, allora gliel'ho fatto aprire un po' e lasciato morbido, mi piace di più. Quindi così morbidino, poi vedrò se magari puntarlo o lasciarlo proprio così, con diciamo la cucitura in vita, poco sopra la vita, che scende morbido. Qui allontanarmi per farvelo vedere. Eccolo qui. Lunghezza sopra il ginocchio. Semplice come modellino, ma mi piaceva troppo la fantasia. Voi direte, vabbè, delle piume, però a me piaceva molto e quindi niente, ho deciso di acquistarlo. Molto carina anche il sacchettino così. Poi, altri acquisti, diciamo, fatti nella stessa bancarella, un vestito, anche questo, il modello è il medesimo, quindi questa bancarella aveva solo lo stesso, questo modello praticamente declinato in più fantasie. Devo dire che è un modello che mi piace. Di fantasie ce n'erano tante carine, io ne ho scelte due. Queste costavano, se non sbaglio, 270 o 290 baht l'uno, mentre se ne acquistavi due, 500, quindi 250 e 250. Io ero indecisa tra due fantasie, per cui ho detto sì, assolutamente ne prendo tutte e due, ne prendo due. Allora, il tipo di stoffa è diverso, quindi come mi stanno è diverso, nel senso che uno è una stoffa un po' più rigida e si vede che comunque essendo fatti a mano, non industrialmente, le misure sono un po' quelle che sono. Quindi, per esempio, uno dei due mi è un po' più strettino, l'altro invece è un po' più morbido, nonostante ovviamente siano taglie uniche, quindi anche lì vi dovete un po' arrangiare. Lì ne ho provato uno. Ho visto che mi andava bene quello, diciamo, di prova, poi loro me l'hanno dato chiuso. Quando sono arrivata a casa, che ho provato il mio chiuso, era leggermente più strettino rispetto a quello che avevo provato. Però, pace. E questo, vi faccio vedere, sono questo vestitino con questa fantasia, fatta così. Questo è praticamente un vestito tutto lungo, più, diciamo che arriva. Questo arriva sotto il ginocchio, a metà stinco, diciamo. Fatto così con tutti i bottoni davanti. Ok. E la cucitura sotto il seno. E ha il nastrino che potete legare o davanti oppure anche dietro, volendo. Questa è una delle due fantasie, bella colorata, allegra, con questo motivo a palma. Mi piacciono le palme. Non è la prima volta che acquisto palme in realtà, però vabbè, d'estate ci sta sempre. Mi piaceva sia il giallo che il blu così a contrasto.
Bello, già messo. E l'altro, che invece non ho ancora indossato, che mi piace tantissimo anche questo, è fatto invece così con le margherite. Provo a farvi vedere. Questo è quello che mi sta meglio, secondo me, dei due, perché ha un tessuto un po' più morbido. Beh, certo che con la canottiera sotto non è proprio il massimo, però per farvi capire più o meno com'è. Diciamo che questo qua secondo me mi sta meglio, appunto dicevo, perché è più morbido. Mi piace che, diciamo, lasciarlo un pochettino aperto sul sotto, cioè non chiuderlo tutto, ma lasciare magari una parte della gonna aperta. Anche qua, anche senza chiudere tutto, che risulta molto accollato, e stringe un po' a lasciarlo, diciamo, fino ai primi due bottoncini, lasciare aperto il primo, perché sennò tira troppo. E appunto c'è il nastrino. Quindi il modello praticamente è questo qua. Vabbè, con sotto la canottiera così, ripeto, fa un po' cagare, però era per farvi vedere com'era. E a me piace un sacco. Poi pagati veramente una stupidaggine, perché appunto 250 baht, cosa abbiamo detto, circa 7 euro? Ma neanche forse, boh, non lo so, sì, non lo so, devo fare il calcolo. E quindi anche queste secondo me un bel affare, mi piacciono. Poi non sono cose prettamente, diciamo, thailandesi o che richiamano comunque la Thailandia, avete visto che sono cose portabilissime. Normali, cioè non sono cose tipiche che dite. Questa cazzo di canottiera dove arriva? Vabbè, cose tipiche che dite, le potete portare magari solo al mare, solo in certe circostanze. Sono belle cose che potete portare sempre. Di tipico invece, quindi meno non meno portabile, però un po' più legato a quel territorio, quindi una cosa che lì potete vedere indossata da più o meno tutti, turisti più che loro, sono i classici pantaloni morbidi. Io tra l'altro di questo modello ne avevo già tanti a casa, però fa niente, non si poteva andare via senza acquistare questi pantaloni. Anche questi ovviamente più se ne acquistavano più si risparmiava. Uno l'ho portato come regalo a una mia amica, e gli altri invece li ho tenuti io. Anche Nicola ne ha un paio invece blu che usa tantissimo in casa, che ha usato anche là, e insomma ci piacciono molto. E sono appunto questi classici pantaloni molto molto leggeri, quindi tessuto bello fresco, leggero, culisse in vita sui fianchi. Scende con l'elastico anche sul fondo e una tasca laterale. Ovviamente sono lunghi, quindi lunghi fino ai piedi, e io ho scelto questa stampa così con gli elefanti viola con il contrasto del bianco e dell'arancio degli elefanti. Mi piaceva molto. Quella che ho portato, quelli che ho portato la mia amica sono rossi, quindi uguali, stessa fantasia. Stesso tipo di stampa, però al posto del viola c'è il rosso, anche quelli erano molto belli, ero indecisa anche su quelli. Poi abbiamo deciso di darli a lei, però molto belli, tutti belli caldi, quindi non così a contrasto come questo, secondo me quelli più portabili ancora. E quindi li ho dati a lei, però vabbè, insomma, mi piacciono molto anche questi. Poi l'altro modello, no, scusami, l'altra fantasia, scusate. Così, quindi più chiari sul verde e bianco. Questi mi sono piaciuti perché si vedeva bene anche il disegno dell'elefante così, ed erano insomma un altro colore. Qua hanno un po' un difetto in fondo all'elastico, quindi questi all'inizio erano quelli che avevo preso per la mia amica. Poi, siccome appunto avevano un difetto in fondo, non volevo darli a lei con questo difetto dell'elastico. Io vabbè, faccio la svelta a darli a mia mamma, fagli sistemare. E allora ho deciso di dargli gli altri rossi che mi piacevano, però vabbè, alla fine mi piacciono anche questi. Così, fatti uguali, uguali, sempre con la taschina qua laterale. Fatti così. Bellini. Portabilissimi con il grigio, con il bianco, con il nero. E un altro modello, questo è diverso come modello,
hanno questa fascia così lavorata, sono larghi in fondo, quindi non hanno l'elastico, ma sono così larghi e hanno questa bella fantasia qua. Sembrano quasi, diciamo, una gonna una volta indossati perché sono molto morbidi e appunto belli larghi senza l'elastico in fondo, quindi un altro modello per cambiare. Di questi, tra l'altro, ritornando al fatto che poi è difficile trovare le bancarelle con qualcosa che ci piace, avevo visto un altro modello bellissimo di quelli che sembrano proprio ancora più una gonna perché avevano una parte davanti che si legava. Scendevano giù belli morbidi e non erano così, diciamo, ondulati in fondo, ma erano dritti. La fantasia mi piaceva molto, sempre su questi toni, così sul rosso rosa, però mi avevo perso Nicola, non mi dava retta, io volevo un suo parere, l'ho seguito, e dopo torno indietro, bancarella più trovata. Per cui, vabbè, pazienza, poi comunque avevo già acquistato questi, quindi ho detto mi sembrava anche un po' troppo esagerare con tutti questi pantaloni, visto che comunque io già a casa ne ho. Poi, ci siamo quasi, eh? Manca giusto due cose. Canottierina tipica perché ha questa stampa qua con queste divinità. Questa anche Nicola l'ha presa in grigio, ci è piaciuta molto. Morbida, normalissima da portare con un jeans, con il nero. Boh, mi piaceva. Già ovviamente bucata al primo utilizzo con una sigaretta, però vabbè. Poi, pashmina tipica thailandese, di queste ce ne sono a bizzeffe, ci sono bancarelle piene. L'abbiamo portata anche la mamma di Nicola perché sono molto belle, quindi praticamente una pashmina misto seta e cashmere, è molto bella. Io ho scelto, era difficile scegliere, però ho scelto questi colori così. Adesso non sto ad aprirla perché poi devo stare lì a piegarla, però queste sono le tonalità. Di queste, tornasse indietro, ne prenderei tante altre perché eccoci qua, forse ce la farò a finire questo video. Purtroppo ho terminato la memoria della videocamera e per cui per un prodotto solo che dovevo ancora mostrarvi non sono riuscita a terminare il video. Per cui niente, è un casino questo video perché avete visto la prima parte in un modo, quella in mezzo in un altro e la fine in un altro, però ci siamo quasi, ecco. E quindi velocemente vi mostro l'ultimo prodotto acquistato al Check to Check che fa parte appunto di tutti gli acquisti thailandesi e sono un paio di carinissime ciabattine pagate queste 150 baht, quindi 4 euro e qualcosa circa e sono queste qua carine, a me sono piaciute e fatte così semplici in stoffa praticamente lavorata qua sopra, comode comunque anche la suola così che sembra come si dice, sembra tessuto, ma in realtà forse è plastica, boh, non lo so, non riesco a capire. Comunque belline, fatte così, pagate una stupidaggine per cui ho detto me le porto a casa. E niente, questo era tutto lo shopping fatto in Thailandia. Vi rimando, vi ricordo perché in realtà ve l'ho già detto, che sotto nell'info box trovate gli altri link relativi a questo viaggio e l'altro video relativo alla prima parte che sono acquisti beauty, diciamo così, e cibo e souvenir. Mentre appunto in quest'altra parte vi ho mostrato tutti gli acquisti che riguardano invece l'abbigliamento. Se doveste interessarvi vedere anche quello che ha acquistato Nicola, perché magari siete dei maschietti o perché insomma volete farvi un'idea insieme ai vostri morosi di quello che potrebbero acquistare anche loro, insomma fatemelo sapere che vi posso mostrare qualcosa. Tutte veramente cose belle, l'ho invidiato molto per lo shopping che ha fatto, quindi insomma maschietti anche voi troverete pane per i vostri denti. E nulla, questo è tutto. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio, vi ringrazio per aver guardato il video. Vi ricordo, è quasi scontato, però
è bene ricordarlo che il sostegno vostro è importante per chi fa video e quindi avere un pollice in su o comunque un'iscrizione e un commento, comunque sapere che guardate il video e quindi la vostra visualizzazione per noi è importante, per me lo è. E quindi niente, vi ringrazio, vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao!